posso entrare, sono dipendente, è il primo giorno di lavoro, io sono presente, non sono assente, sono presente. Sì, sto venendo qui al mio posto di lavoro perché devo registrarmi che oggi io sono presente, ieri è finita la cassa integrazione e quindi ci possiamo aspettare di tutto, anche che loro ci mandano una lettera di licenziamento per giusta causa perché io non mi sono presentato il giorno di lavoro. Ci hanno negato l'accesso, la cassa integrazione è terminata ieri, ad oggi non abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento, giustamente siamo venuti a lavorare e ci hanno negato l'accesso. Adesso la polizia... Il dottor Cipriani, in qualità di procuratore speciale, nega l'ingresso ai dipendenti che non hanno né avuto lettera di licenziamento né quant'altro. Quindi non capiamo perché non possiamo entrare, perché domani ci ritroviamo al licenziamento avvenuto con delle giornate che ci sottraggono perché non ci siamo presentati a lavorare. È chiaro, questa è la logica di quello che stiamo facendo. La situazione è gravissima. Stiamo aspettando le lettere di licenziamento perché l'incontro di ieri all'ARPAL non ha ottenuto risultati, perché l'azienda Baritech nelle persone di Ferrero e Ricals non hanno accettato nessun tipo di proposta, fino anche l'ultima, molto interessante, che era venuta da un grosso studio legale di Milano per una proposta di un'acquisizione. Hanno rifiutato tutto e adesso ci sono 113 famiglie che attendono la raccomandata fatidica con la lettera di licenziamento all'interno. Da oggi siamo persone non più dipendenti, almeno in teoria, di Baritech. Ci aspettiamo da un momento all'altro le lettere di licenziamento in base a quelle che sono state le risoluzioni fatte ieri presso Regione Puglia. Purtroppo Baritech non ha voluto cedere di un millimetro dinanzi a quella che è stata la preghiera fatta da Emiliano, il nostro presidente di Regione Puglia, addirittura dicendolo anche: vi prego in ginocchio, salvate 113 persone. Ma questi pseudi personaggi, non definirei imprenditori, anzi speculatori, hanno detto di no e quindi lasciando letteralmente a casa 113 persone. Io sono in un vicolo cieco dove a 52 anni, dove nonostante ciò ho fatto numerose domande, ho inviato curriculum dappertutto, mi dicono: tu sei vecchio, oppure si trova il lavoro, sì, ma con redditi da 800-900 euro che non ti consentono comunque a fine mese, tra spese, aumento di bollette e tutto altro, di riuscire comunque, non dico a fare una vita dignitosa, ma di andare avanti. Stamattina i lavoratori sono più che mai arrabbiati. Ci aspettiamo che qualcuno ci venga a dire quello che possiamo fare e che dobbiamo fare nei prossimi giorni. Noi abbiamo bisogno di lavorare.